Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Più volte bisogna andare avanti col PNRR e con le riforme, ma proprio oggi in Consiglio dei Ministri la Lega non l'ha votato, quella sulla concorrenza sui balneari. Al di là di un commento che le chiedo sul fatto specifico, questo la preoccupa sulla possibilità che un nuovo governo, eventualmente di centrodestra, possa portare avanti il PNRR? E a questo proposito dicono anche che potrebbe essere necessario e utile rivederlo il PNR. Secondo lei questo è possibile, utile o sarebbe dannoso? Guardi, sulla specifica questione se rivedere o meno il PNRR, io la lascio un po' da parte perché è un tema di campagna elettorale, però cerchiamo di capire che cosa vuol dire rivedere il PNRR, perché quello che si può rivedere è ciò che non è stato bandito. E siccome è stato quasi tutto bandito, c'è poco da rivedere. Se ci sono dei progetti che possono essere sostituiti con altri progetti, io penso che una revisione del genere non dovrebbe incontrare grossi ostacoli. Ecco, ma suggerirei di affrontare la questione non come un fatto ideologico, ma più come un fatto abbastanza pragmatico. Ecco, se quello che naturalmente da quando il PNRR ci è stato dato ad oggi è cambiato tutto. Ciò nonostante, anche grazie agli stanziamenti che abbiamo fatto per adeguare i costi dei lavori pubblici, delle materie prime, eccetera, molti di questi progetti sono andati avanti. Detto questo, si vede, insomma, no? non riesco a capire come possa diventare una questione così, ma sapete, mi manca un po', no? Alcune percezioni mi mancano, come non riesco a capire come possa diventare una questione così dirimente per il futuro politico del Paese. È chiaro che quello che è stato fatto, non c'è gran che possibilità da fare, ecco, questo dico. Però bisogna guardare quello che c'è. Sulle questioni delle riforme, allora, questa, diciamo, la legge delega è stata votata, quindi questo è un decreto legislativo che attua questo. La dichiarazione del rappresentante della Lega parlava di disaccordo non nel merito ma nel metodo. In altre parole, quello che si sarebbe desiderato è fare approvare questo decreto legislativo dopo le elezioni. Ecco, questo è un metodo che questo governo qui non capisce molto. Qui ci sono dei bisogni dei cittadini, bisogna trovare una risposta, bisogna fare le cose quando sono pronte. Non è che cominciamo appunto a slittare o non far niente anche. Con questo ragionamento probabilmente avremmo combinato molto molto meno. Se avessimo dovuto aspettare i risultati delle elezioni e poi quelle prima, le elezioni regionali, le elezioni comunali, ogni sussurro di qualunque, forma, diciamo, di qualunque connotato politico, insomma alla fine succede che non si riesce più a combinare niente. E questa sarebbe stata invece, a mio avviso, il fallimento di questo governo. Questo governo qui è era stato posta creato per ricordami, fare, ricordami per David, posta per... E qui è posta per Matteo Salvini, è posta per Conte, ma insomma ce n'è, è la posta un po' per tutti. Cioè posta per tutti, aspetta, sta ancora parlando. Quando il governo, il primo discorso che fece in Parlamento. Ilario Lombardo.